Salve a tutti amici del Wondergeek, siamo Alessandro e Grazia della fumetteria Dragon Legend e siamo qui oggi per presentarvi un autore speciale, Biggio. Salve. Wow! Ovvero l'autore di Drizzt. Com'è nata l'idea di creare questo personaggio, Drizzt? Drizzt nasce in realtà essenzialmente perché mi annoiavo. Ho comprato una tavoletta grafica in un negozio di elettronica e ho cominciato a scarabocchiare. E una delle prime cose che mi è venuta in mente era di fare una striscia a fumetti, come ne leggevo tante quando ero bambino, Calvin e Hobbes, i Peanuts, roba del genere. Solo che venendo da esperienze di giocatore di ruolo e di lettore amante del fantasy, così chiaramente la striscia che è venuta fuori è una striscia umoristica fantasy. È proprio una sorta di esperimento spontaneo, diciamo. Come sei riuscita a farti strada nel mondo fumettistico italiano? Normalmente un disegnatore di fumetti, quando deve proporsi al pubblico, imporsi al pubblico, magari appena uscito dalla scuola di fumetto, oppure come me un autodidatta che semplicemente vuole fare un fumetto per la prima volta, si trova davanti alla barriera dell'editoria, quello che succede anche a uno scrittore, se per caso vuole proporre il proprio libro, deve fare il giro di tutte le case editrici. A me è capitato un paio di anni di girare per Lucca Comics and Games con il portfolio delle mie strisce, tra l'altro disegnate malissimo, e di ricevere porte chiuse, insomma, di essere rifiutato come autore. E avevano ragione, secondo me, perché la qualità dei primi fumetti era veramente inguardabile. Però oggi esiste questa cosa che si chiama internet, il web in generale, ma i social network ancora di più, che sono molto più virali di un blog o di altri mezzi, che sono un po' la porta secondaria dalla quale secondo me molti autori possono entrare. La maggior parte degli autori della casa editrice per la quale scrivo adesso, il Shockdom, sono autori che hanno aperto un blog online, hanno ottenuto consensi e poi con la forza di quei consensi hanno ottenuto di essere pubblicati. Cioè adesso gli autori di fumetti emergenti che vogliono emergere hanno una chiave in più. Tutto sta nella loro volontà, nella loro capacità di fare le cose, perché per molto tempo devi comunque pubblicare online senza nessun riscontro effettivo. Però diciamo che è una seconda possibilità e io l'ho sfruttata. E ho pubblicato online Drizzt per un paio d'anni senza che nessuno mi filasse, con 500 fan alla pagina che crescevano di un paio a settimana, finché poi a un certo punto le si è sparsa la voce, i fan sono aumentati e quando sono arrivato attorno ai 5.000, 6.000, 7.000 fan ho cominciato ad avere l'interesse di editori che si sono presentati loro. Quindi sfruttatela questa cosa. Allora, grazie mille per i consigli a Biggio e a presto. Ciao. Ciao a tutti.